I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Pensi che abbia voglia di parlare con te? Sei qui per girare il coltello nella piaga? Bene, non intendo tollerarlo. Benvenuto. Attenzione! Forza, forza! Così che finisce.
Ehi, tu! Ehi, fai più attenzione. Cosa? Chi sei? Cosa? Come? Come hai potuto entrare qui? Cosa ci fai in questa città? Vattene! Vattene finché sei in tempo! Che c'è che non va? Non vedi niente di sbagliato in una tranquilla cittadina piena di gente amichevole nel mezzo di una dannata zona contaminata? No. Beh, sì. Ma è tutto un trucco. Non sai niente? Hai appena lasciato un volto o cosa? Tutti nella zona contaminata sanno che bisogna evitare Handel. E fanno bene. La gente che viene qui non torna più indietro. Dovresti. Altrimenti finirai proprio come gli altri. Cosa? Non mi credi? Guarda nel seminterrato. O fuori nella baracca. Capirai cosa intendo. Corri, straniero, corri! Ciao. Ehi, ciao. Ti porgo il benvenuto, Handel. Sono Willie Wilson, anche se la gente mi chiama solo Bill. Posso fare qualcosa per te? Perbacco, è un posto dove metter su famiglia. Certo, non permettiamo a tutti di venire qui. L'associazione dei proprietari è ben chiara su questo. Inoltre, non c'è posto. Visto quanto è fantastica Handel, c'è forse da meravigliarsi che tutte le case siano occupate da famiglie felici? Poveraccio, sua moglie è morta e lui, è diventato pazzo, temo. Non parlerà più con nessuno di noi. Se ne sta chiuso in casa tutto il giorno e le ragazze gli portano il cibo. Mangia il minimo per restare in vita. Poveretto, è pelle e ossa. Mantengo la mia famiglia e amo mia moglie e mia figlia. Cos'altro c'è nella vita, straniero? La famiglia prima di tutto. E qualunque uomo dica una cosa diversa, sta dicendo una cosa sbagliata. E dovresti bacchettarlo.
Torna a trovarci presto. Perbacco, salve! Avevo sentito dell'arrivo di qualcuno nuovo. Come può aiutarti la nostra piccola famiglia? Beh, papà era sempre un po' fuori di testa. Sono il presidente John Henry Eden e vorrei scambiare qualcosa con voi. Oddio, me lo sono lasciato sfuggire, vero? Era solito farlo, finché non mi sono sposata. Non posso dire molto di più. Speranze di pace, ordine e sicurezza. Ah, beh, nessuno mi chiede mai la mia opinione su niente, ma adoro stare qui. Stai scherzando? Qui è fantastico. La migliore città degli USA. Lo è stata per... Perbacco, lo è stata per così tanti anni che ho perso il conto. Ci sono naturalmente i predatori, quei teppisti anarchici. Ci vedremo molto presto. La zona contaminata, depredando, rubando, uccidendo animali. La confraternita d'acciaio. Non fatevi ingannare dalle loro assurdità pseudo-cavalleresche o da presunti legami con l'esercito degli Stati Uniti. Questi boy scout corazzati di potere non sono che comuni criminali con l'accesso a qualche superata tecnologia. Criminali questo posto che hanno è un avuto casino. L'audacia non puoi fare di rivendicare qualcosa? La più importante base militare di questo paese, il Pentagono, come il loro circolo privato. E non farti ingannare, America. Chi lasciò la confraternita d'acciaio, bollato come rinnegato, è sempre pericoloso. Ancora di più ora che è in esilio. E che dire degli schiavisti di Paradise Falls, i ghoul degli inferi paurosamente contaminati dalle radiazioni. E ultimo, ma non meno importante, i mostruosi supermutanti. Che hanno completamente infestato l'intera area del centro. Ehi, amico, ti serve qualcosa? Illegalità, terrore, omicidio. Ne siamo circondati, lo so. Ma non per molto, dolce America. Non per molto. Oh, no. L'enclave restituirà pace, ordine e prosperità a questa grande nazione. America, rifletti e aspetta, perché presto questa grande nazione rinascerà e l'enclave sarà. È una sua bella giornata, saltezza. No? Qui è il presidente Eden. Cosa che stai chiude facendo? La trasmissione. Al prossimo incontro. Beh, salve! Benvenuti a Endel, vincitrice del premio per la migliore città negli USA. Beh, non lo so proprio. Ma siamo i migliori, non è ciò che importa? Voglio dire, noi siamo i vincitori. Noi. Non Springfield. Non Rockville. Noi. Quindi, come stavo dicendo, Handel ti porge il benvenuto. In cosa può esserti utile la famiglia Smith? È la migliore cittadina esistente. Non abbiamo preoccupazioni qui. Voglio dire, insomma, cos'altro ti serve di sapere? Ha di nuovo raccontato le sue storie? Povero ragazzo. Dovrò fargli dire due parole da Jack. Mi raccomando, non fare complimenti. Benvenuto, Handel. Salve, straniero. Piacere di conoscerti. Mi chiamo Smith, Jack Smith. Ho saputo che hai già incontrato mia moglie. Bella donna, vero? Ma in ogni caso ti auguro il benvenuto a Handel, la migliore cittadina della Virginia. Non qui, non ad Handel, no signore. Il grande Commonwealth della Virginia è vivo e vegeto. Infatti abbiamo appena eletto un nuovo governatore. Gli adulti sono scesi regolarmente giù al seggio elettorale e hanno inserito le schede nell'urna. Come pensi che stia andando? Sì, signore, è dovere civico di ogni americano votare per il proprio candidato repubblicano favorito, giusto? Sì, signore, la democrazia è il più bel dono di Dio. Subito dopo la famiglia, naturalmente.
Calma, il mio voto è solo affar mio. Ma ti dirò una cosa, non abbiamo votato per nessun comunista liberale e capellone, questo è certo. Anche per me è un piacere conoscerti. Resta pure ad Endel quando desideri. Diavolo, se ti va un giorno fai un salto a casa per pranzo. Soltanto avverti Linda in anticipo, in modo che possa preparare abbastanza per quattro. Spero di rivederti là. Quindi non ti serviva nient'altro? Oh, l'anziano signor Harris. Non badare a lui, è andato, sai. È un po' suonato negli ultimi anni. Dalla morte di Gladys non è più stato lo stesso. Lo ha fatto ora. Gli ho già parlato a proposito delle voci diffuse. Immagino di dovergli parlare di nuovo. Ogni volta che lo fa mette in fuga i nostri nuovi amici e a noi piace la gente. È un peccato quando sfuggono alle nostre sporche zampette. E ora, una delle mie citazioni... Torna quando vuoi. Ci auguriamo di averti presto con noi. Presidente, John Henry Eden, diretto al vostro cuore. È più facile fare bene un lavoro che spiegare perché non l'hai fatto. Dolce America, salve di nuovo. Sono il presidente Eden e vorrei scambiare alcune parole con voi. Vogliamo parlare del governo, o più precisamente del... Tu non sei di qui, vero? Wow, non mi capita mai di parlare con gente nuova. Mio padre si occupa sempre di loro prima che io ne abbia la possibilità. L'enclave sei tu, America. L'enclave è tua. È ok, credo. Non ci sono molti bambini da queste parti e quelli che vengono in visita non rimangono a lungo. Papà dice che potrebbe essere peggio, che in altri posti ci sono bambini affamati. Però vorrei avere più bambini con cui giocare. È mia responsabilità sovrintendere alla nostra grande... Quello che fanno gli altri genitori. Mia mamma cucina e pulisce la casa e mio papà va a lavorare con il signor Wilson. Lavorano nello scantinato o nel capanno del signor Wilson. Papà dice che quando sarò più grande lavorerò con lui e apprenderò gli affari di famiglia. Ma solo insieme, insieme, possiamo... È stupenda, tranne vorrei che ci fossero più bambini. E mio padre dice che dovrò sposare quella puzzolente di Jenny Wilson un giorno. Continuo a parlare con mia madre di come mandare avanti le famiglie, di quando lui e il signor Wilson erano fratelli e non volevano sposarsi. È strano. Ciò significa che il signor Wilson è mio zio. E Jenny è qualcosa. Non lo so. Sembra strano sposare lei. Oddio, vorrei poter venire con te. Alla prossima. E ora, una delle mie citazioni ispiratrici. Cosa stai facendo? Alla bocca del vostro presidente, John Henry Eden, diretto al vostro cuore. Il lavoro non scredita l'uomo, ma a volte sono gli uomini a screditare il lavoro. Qui è il presidente Eden che parla. E state ascoltando la radio dell'Enclave, la voce dell'America.
Ehi là, c'è qualcosa di cui vorrei parlarti. Non ho potuto fare a meno di notare che stai rovistando nel mio scantinato. Dunque, rispondi onestamente. Tu non ne sai niente, vero? Mi deludi. Ci hai giudicato in fretta. Non pensi che anche io ho una famiglia da mantenere? Non giudicare, sii giudicato come dice il buon libro. Sinceramente, quanta gente hai ucciso? La sola differenza tra di noi è che io guadagno il pane per la mia famiglia. Non mi piace il tuo tono. Non c'è niente che non va in me. Abbiamo vissuto così per decenni. Dopo la guerra sono sopravvissute 4 famiglie. Sono andate avanti come abbiamo fatto noi. Ma quando sono a corto di cibo, devono pur mangiare. La famiglia è tutto. Ma non mi aspetto che una persona nomade come te possa capire. Ora dimentichiamo semplicemente che sia successo e non avremo problemi, d'accordo? Beh, suppongo di sapere quale sarà il nostro prossimo pasto, giusto? Aprire il fuoco! Sei abbastanza? Ow!
Ho visto cos'è successo là fuori, straniero. Quelle persone potevano essere la mia famiglia, ma doveva essere fatto. Sono stato come loro per così tanti anni e non riesco nemmeno a parlarne. L'unica cosa che posso fare è provare a crescere questi bambini e trasformare Endel in un posto decente. Ben detto. Benché non possa dire di esserne fiero. Era solo la normalità. È ciò che facevamo tutti. Non ci avevo mai riflettuto molto. Ho sposato Gladys come ogni ragazzo di Endel ha sposato la ragazza di età più vicina alla sua. Abbiamo avuto Linda che è cresciuta per sposare Jack. Fino alla morte di Gladys non avevo riflettuto su cosa accadesse da queste parti. Così tanta gente nel corso degli anni, centinaia, migliaia forse. Ma cosa potevo fare? Sono solo un vecchio. Ma tu hai posto fine a questo. Dio ti benedica. Staranno qui con me e penserò io a crescerli. È un'infamia che debbano crescere senza i loro genitori. Tuttavia, a dirti la verità, è sempre meglio che crescere con i loro genitori, tutto considerato. Meglio un orfano che un cannibale, suppongo. Faremo del nostro meglio, ecco cosa. Io e i bambini qui ad Endel, ciò che ne è rimasto comunque. Sarà dura andare avanti, ma faremo del nostro meglio. Spero proprio che questi bambini un giorno faranno qualcosa di buono per questo posto, dopo tutto il male che è stato fatto. Ok, ci vediamo! Non so di preciso cosa sia successo. Il signor Harris ha detto che i nostri genitori se ne sono andati e non torneranno. Dice che mi dirà di più quando sarò più grande. Tuttavia, mi mancano mamma e papà. Oddio, vorrei poter venire con te.